passiamo al momento adesso che si è utilizzata la libera dell'insediamento del consigliere del Fede Iulis. Chi è favorevole? Stessa votazione precedente, che non è l'unica. Passiamo al punto numero 2 della seduta. Approvazione del schema di convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1/3/2016-28/2-2019. Buonasera a tutti. Questo punto all'ordine del giorno prevede, appunto, come i consiglieri avranno visto, l'approvazione di uno schema di convenzione per dare la possibilità all'ufficio di procedere al bando di gara per l'individuazione del tesoriere comunale. Abbiamo il servizio di tesoreria affidato per il periodo 1/3/2013 in scadenza il 28 febbraio 2016 e quindi riproponiamo questa gara di pari durata e che quindi andrà dal 1 marzo 2016 fino al 28 febbraio 2019. Ovviamente la gara sarà ad evidenza pubblica garantendo i principi della concorrenza. Nel merito le cose più essenziali della convenzione, ovviamente i principi su cui si baserà la gara sono quelli del tasso offerto per le anticipazioni di cassa, quindi anticipazione tesoreria in base all'Euribor 3 mesi, quindi lo spread offerto e poi la sponsorizzazione offerta al comune per attività socioculturali. Mentre per quanto riguarda il servizio di tesoreria in sé, questo servizio viene svolto senza alcun onere in capo al Comune. Questo in sostanza, per il resto, credo che sia una convenzione piena di aspetti tecnici che regola appunto il rapporto tra l'ente e la tesoreria per eseguire pagamenti e incassi in nome e per conto dell'ente comune. Grazie Vice Sindaco, chi interviene? Se non ci sono interventi per dichiarazione di voto. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? All'unanimità. Chi si astiene e chi è contro? Votazione all'unanimità, immediata eseguibilità è favorevole, stessa passiamo al punto numero 3, regolamento scavi, approvazione, il sindaco. Sottoponiamo al Consiglio Comunale il regolamento degli scavi. È da tempo che, a dire la verità, avvertivamo questa necessità, in quanto molto spesso ci trovavamo in condizioni a rincorrere interventi che venivano effettuati soprattutto sulle nostre strade, quindi provocando danni alle nostre strade con modalità di ripristino che non sempre ci soddisfavano. Questo è un regolamento, se vogliamo, prettamente tecnico e che mira a salvaguardare il nostro patrimonio stradale soprattutto, e mi riferisco appunto agli interventi delle reti sotto il livello stradale che spesso vengono effettuati sia in termini di riparazione che in termini di nuove linee per quanto riguarda la SASI, l'Enel, la Telecom e molto spesso anche la nostra società del gas della Publiriti.
Questo regolamento sostanzialmente regola le modalità per le autorizzazioni che sono, diciamo, ordinarie e straordinarie per quanto riguarda soprattutto le urgenze. Regola gli interventi a seconda delle tipologie di strade, strade bianche, asfaltate oppure addirittura pavimentate, e quindi conseguentemente le modalità di ripristino. Cito qualche esempio: il regolamento prevede per le strade di ampiezza inferiore a 4 metri si prevede il ripristino di tutta l'ampiezza stradale per quanto riguarda l'asfalto, e per le strade maggiori con ampiezza maggiore di 4 metri la mezza carreggiata, oltre naturalmente a tutte le dovute garanzie fiduciarie e quindi lo svincolo delle garanzie ad opera eseguita in seguito, diciamo, a verifica con sopralluogo e quindi allo svincolo della regolare esecuzione delle opere. Ecco, questa è un po' la sostanza di questo regolamento, che appunto mira a salvaguardare il patrimonio soprattutto stradale del nostro comune. Grazie, signor sindaco. Chi interviene? Se non ci sono interventi, per dichiarazione di voto. Quindi passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Sì, all'unanimità. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Stessa votazione, quindi nessun contrario, nessun astenuto. Presidente, non si crede motivo se fanno comunicazione Sì, la parola. Interessato riguarda Allora, diciamo che la seduta.